Cari amici, buongiorno. Allora, sono ricomparso. Prima non c'ero, ora ci sono. Sono ricomparso perché oggi voglio fare una cosa diversa rispetto a quella che faccio in genere nella zuppa di porro. Oggi ci sono tante cose di cui parlare. Ne ho parlato già ieri, lo trovate su YouTube, quello che penso della questione di Mafia Capitale, che tale non si è più rivelata, cioè non è più mafia. Oggi si è scoperto dai giornali, stupendo, stupendo, è l'unica cosa che vi consiglio oggi, stupendo, oggi il pezzo di Giuliano Ferrara che racconta il motivo per il quale non c'è Mafia Capitale e lo racconta, e sapete come, in un articolo del 4 dicembre 2014, cioè esattamente quando scoppiò la questione di Mafia Capitale e lì all'epoca capì che Mafia Capitale era un grande bluff, cioè era un bluff l'idea della mafia associata alla capitale. Quello che c'era era, e anche la Chirico sul giornale, come dice bene Silvia, ci ricordano la stupidaggine di quella cosa. Ma oggi vi voglio raccontare un'altra cosa, vi voglio raccontare che noi tutti quanti ce la prendiamo sempre con la politica, ce la prendiamo sempre con le istituzioni, con i burocrati pubblici, cioè con i signori che vengono pagate poche migliaia di euro all'anno, alcuni che vengono considerati la casta. Questa è la grande invenzione della casta, quella del Corriere della Sera. Io invece oggi vi parlo di una grande multinazionale che si chiama Vodafone. Lo feci a suo tempo anche di un'altra grande multinazionale che si chiamava Avis, e probabilmente riguarda anche altre grandi multinazionali, per esempio quella dove stiamo lavorando ora e che manda il nostro video fuori sincro, come in questo momento, che si chiama Facebook. Ma perché vi voglio parlare di Vodafone? Perché Vodafone è una multinazionale miliardaria, i suoi amministratori delegati guadagnano milioni di euro, tra l'altro il suo amministratore delegato è un italiano che si chiama Colao. In Italia ci sono i lobbisti, ci sono persone che spendono decine di milioni di euro sulla televisione dove io vengo pagato e sui giornali da cui io vengo pagato, non su Facebook dove io non sono pagato e posso dire quello che cacchio mi pare. Bene, questi signori vengono pagati i milioni perché voi telefonate, avete un telefonino che non forniscono loro, ma voi telefonate attraverso le loro reti, chiaro? Vi trattano come delle merde. Vi trattano voi, clienti che rendete ricchi i loro manager, date lavoro ai loro dipendenti, come delle merde. E tra l'altro vi prendono in giro, un giorno sì, un giorno no. Ve lo dico perché questa è un'esperienza straordinaria di come le burocrazie, come insegna Kafka, ma non solo, non riguardano soltanto il pubblico, ma riguardano le grandi corporazioni che secondo me devono saltare e dobbiamo raccontarlo in giro e dobbiamo ribellarci, così come ci ribelliamo alla politica, dobbiamo ribellarci alle grandi multinazionali che ci considerano delle merde. Vodafone è una di queste e ti manda un messaggino e ti dice: hai finito la tua soglia dati, e tu dici: benissimo, cosa devo fare? Ma no, niente, era previsto dal tuo contratto che se è finita la tua soglia dati mensili, per il tuo abbonamento ti togliamo 10 euro e puoi fare un altro giga. Io dico: vabbè, se questo era previsto dall'abbonamento, ovviamente nessuno me l'aveva detto, io ci sto. Però c'è la possibilità che lei aumenti di 2 giga questo mese e poi si tenga 4 euro e mezzo ogni mese per i prossimi mesi, così invece di averne 5 ne ha 7 di giga. Se vi siete persi, state attenti, vi hanno detto: gratis questo mese vi faccio sforare. Beh, io accetto, dico grazie mille. E poi dice: guardi, ci richiami fra 2 giorni e decida se avere o no poi questa offerta per i prossimi mesi. Io accetto questa offerta gratis, richiamo dopo 2 o 3 giorni esattamente come mi dicono, e loro mi dicono: mi spiace, ma le abbiamo applicato i 10 euro. Ma come? Ma avete telefonato? Ma avete chiesto che mi offrivate una? Mi avete detto che mi offrivate una cosa? Com'è possibile? E lei mi dice: no, no, non abbiamo fatto nessuna offerta. Guardi che mi è arrivata una email in cui mi avete scritto che mi avete fatto questa offerta. Ah, allora le cose cambiano. Loro se ne accorgono e dicono: ah, allora le rimborsiamo i 10 euro, ma non le disdiciamo quella. Cioè, alla fine mi volevano fregare 4 euro e mezzo. La faccio breve. Non so cosa mi sia successo, se 10 euro ci sono, i 2 euro e 5 non ci sono, cioè comunque mi hanno intortato, come i giocatori dei. Avete presente quelli con le 3 carte? Carta vince, carta perde, 4 e mezzo, 10, cioè, mi hanno intortato, benissimo. Già che ci sono, intortato per intortato, gli dico: senti, io avevo fatto un abbonamento apposta con voi, Vodafone, perché volevo andare in America e non pagare le telefonate, cioè pagare flat, no? Un flat rate, la flat tax di cui parla oggi Pane Bianco, e che i politici non ci danno, ma ci dà Vodafone, ovviamente pagando un botto di soldi ogni mese. Ho detto: ho il flat rate con l'America. Lei guarda i sistemi computeristici e dice: no,
Non c'era più il flat rate. Ma perché non me l'avete comunicato che non c'ho più il flat rate? No, qua effettivamente lei non ce l'ha più. Ma io pago un botto di soldi per avere il flat rate in America. Com'è possibile che non c'ho più il flat rate? Mi ci faccia pensare perché forse è tutto registrato sul telefonino. È tutto registrato perché le telefonate ti dicono che sono registrate. Forse hanno fatto un copia e incolla sbagliato e quindi noi operatori pensiamo che voi dobbiate pagare, ma in realtà voi non dovete pagare. Namo bene, cioè questi prendono miliardi, miliardi e fanno un cazzo di copia e incolla sballato, Ctrl C, Ctrl V nel sistema Vodafone e io nel frattempo non so di che morte morire, la richiamo. Quindi mi avevano prima messo i 10 euro, poi me l'hanno tolti, poi mi hanno messo i 4 euro e mezzo, poi me l'hanno tolti, boh, non lo so se così è avvenuto. Poi alla fine sapete che succede? Vado in America e mi dicono che quell'abbonamento che avevo fatto per non pagare là non esiste più, me lo comunicano loro, però forse si sbagliano perché hanno fatto un copia e incolla sbagliato. La richiamo il giorno dopo. Io il giorno dopo attendo, invece di rispondere a un 349, unica telefonata a cui non rispondo, perché io penso che mi chiamino non con un 349 ma con un numero fisso, mi richiamano da questo 349, io non rispondo ieri, ho risposto stamattina. E che cosa mi dicono questa mattina? Questa mattina mi dicono effettivamente abbiamo sbagliato, era un copia e incolla per cui noi del sistema operativo non sbagliavamo, ma se lei fosse andato su internet si sarebbe reso conto che andava bene. Ragazzi, ragazzi, ma v'ho chiamato apposta. Vabbè, già che ci sono gli chiedo scusi, ma in Europa, dove io vado spesso per lavoro, è sempre tutto gratuito, no? Come era previsto dal mio abbonamento stellare. Loro mi dicono: sì, certo, perché c'è il roaming gratuito. No, il roaming gratuito è dal 15 giugno, ma io prima del 15 giugno avevo un abbonamento per cui tutte le mie telefonate in Europa e in Svizzera e a San Marino e forse anche a Città del Vaticano erano gratuite. Allora, mi potete confermare che siano gratuite? Gliel'abbiamo scritto in bolletta. Ah, benissimo, me lo può ripetere lei, visto i vostri copia e incolla? E inizia a leggermi la bolletta dell'aprile. Vabbè, la mando a quel paese, ma non la mando a quel paese come sto facendo con voi, con garbo. Quella mi manda più a quel paese che dopo 3 giorni di esasperazione per capire, io voglio capire quanto devo pagare col mio abbonamento telefonico. Non l'ho capito, non ho capito quanto posso. Secondo voi sono cretino? No, io voglio chiedere, cari amici della Vodafone, secondo voi io sono un coglione? Io sono un cretino con tre narici, avete presente le tre narici? Se non lo capisco io, secondo voi una signora di 92 anni può capirlo? No, io non lo so, non l'ho capito io. E poi l'ultima cosa, cari amici della Vodafone, cari amici della Vodafone, mi viene un piccolo sospetto. Dopo che mi telefonate, mi mandate un messaggino, me ne mandate tre. Date un giudizio al mio operatore da 0 a 5. Avete bisogno, siete stati soddisfatti dalla vostra telefonata? Se scrivete no, vi richiamiamo. Leccaculi! Perché adesso che io non sono soddisfatto il messaggino non mi è arrivato? Perché il vostro operatore 349 349 349 che mi ha mandato sto messaggio e mi ha preso in giro, non mi ha mandato il messaggino di Customer Satisfaction? Bene, allora la sintesi di tutta questa roba, ovviamente chi se ne frega, pagherò le mie telefonate e non saprò se non alla fine del mese quante migliaia di euro. Ma quello che voglio dire è che voi e noi che ci arrabbiamo tanto contro i politici, contro e pensiamo che siano tutti ladri e pensiamo che siano tutti che prendono le stecche e pensiamo che siano tutti mafiosi, che nessuno voglia fare la flat tax. Beh, insomma, quando noi ci ribelliamo alla politica e abbiamo nei loro confronti un atteggiamento, come possiamo dire, indisponente, mentre questi sono persone che alla fine un assessore, un consigliere comunale è gente che guadagna magari 2.000 euro e ha responsabilità incredibili, rischia di andare in galera un giorno sì, un giorno no, con i magistrati che gli puntano il fucile così. Bene, tutti i giorni noi abbiamo grandi corporation che stanno lì a prenderci i soldi, cioè noi li paghiamo e ci trattano come delle merde. E allora, tra il politico e l'amministratore delegato della Vodafone, o della banca, o dell'Enel, o dell'Edison, magari sono delle grandissime aziende e si comportano bene, la vostra attenzione democratica, la nostra attenzione di giornalisti, verso chi deve essere rivolta? Verso chi dobbiamo fare attenzione a non farci prendere in giro? Verso quali burocrati dobbiamo avere un atteggiamento, come posso dire, un atteggiamento da controllori? Perché
una signorina al telefono di Vodafone può trattarmi come un minus abens e io lo sopporto, mentre un funzionario dell'Agenzia delle Entrate mi tratta come un minus abens e io lo sopporto. Perché abbiamo questo atteggiamento così remissivo verso persone i cui stipendi li paghiamo noi? Io questo voglio dire. La differenza c'è. E la differenza, sapete qual è? È che la politica ce la dobbiamo tenere, mentre Vodafone possiamo cambiarla. Questa è la differenza tra il mercato e la politica, che il mercato ci dà, almeno spero, la possibilità di andare da qualche altra parte. Da qualche altra parte. Va bene, oggi ho fatto una zuppa di porro personalistica, che dice, a meno che in Vodafone non siano islamici. Adesso, a un hotel che ha detto asino, gli ho mandato, in Vodafone la meno peggio pensa, la Vodafone è la meno peggio pensa gli altri. Cioè, ci sono giudizi di tutti questo tipo. Barbara, verso tutti, come ti giri? Beh, Barbara, le parolacce, a me non le dite troppo. Ieri mi è arrivato tuo olio. Beh, insomma, ci sono delle notizie di tutti i tipi. Prendiamo i forconi. L'unico vero servizio ai clienti di livello superiore è quello di Amazon. Beh, insomma, io penso che questo sia un grande tema. Ed è un tema che oggi ha battuto Mafia Capitale, ha battuto tante notizie di giornata, tra cui quella di Mafia Capitale, appunto, che era quella su cui mi ero maggiormente preparato. Ciao! Evviva i cellulari!